EICMA 2018 Stand Honda. Qui sono protagoniste le moto di media cilindrata e soprattutto fa bella mostra di sé la nuova arrivata della famiglia Neo Sports Café. È tempo allora di prenderci un caffè con Costantino Paolacci, responsabile della comunicazione di Honda Italia. Quest'anno ad EICMA Honda rinnova la sua gamma delle medie cilindrate. Parliamo delle CB500 nelle tre declinazioni: CB500F, la Naked, CBR500R, la sportiva, e CB500X, la Adventure. Inoltre sono state rinnovate le 650. Acquisiscono entrambe le 650 la lettera R al posto di F, quindi CB650F diventa CB650R e CBR650F diventa CBR650R. Perché una R al posto di una F? È presto detto. Entrambe le moto diventano più sportive, più performanti. In particolare la CB650R è una roadster che si inserisce nella gamma delle Neo Sports Café. Quindi, a fronte di un aggiornamento tecnico importante, il look della moto si inserisce appunto in questa gamma che già era composta dalla 125, dalla 300 e dalla 1000. Quindi va a colmare un vuoto che era nella gamma, la parte intermedia della gamma. Gli aggiornamenti tecnici sono importanti perché ci sono 4 cavalli in più, la frizione antisaltellamento, è stata rifatta l'aspirazione, lo scarico, quindi la moto complessivamente è più grintosa e performante. Inoltre è stato ritoccato in maniera consistente anche il telaio e la ciclistica, con la forcella rovesciata Showa SFF, le pinze radiali a 4 pistoncini, i dischi flottanti, e anche il telaio è stato ritoccato proprio in virtù di queste modifiche, quindi con un canotto più rigido e una parte laterale delle piastre più rigida. La versione carenata ha queste stesse modifiche tecniche e in più è diventata più sportiva, quindi semi manubri più bassi, pedane più arretrate e più alte. Rimane una moto da usare per divertirsi su strada, ma oggi chi si vuole cimentare in pista ha comunque una moto performante. È un po' quello che era una volta la CBR600F in ottica aggiornata. Tornando invece alle piccole, anche qui c'è stato un aggiornamento del motore per dare più coppia ai regimi bassi e medi. È stata introdotta la frizione antisaltellamento e il restyling è all'apparenza leggero, ma in realtà in particolare la sportiva e la Adventure sono molto più vicine a quello che è lo spirito del relativo segmento. Quindi la CBR500R ha a sua volta manubri, semimanubri più bassi, pedane arretrate e è un look ispirato alla Fireblade. La CB500X acquisisce la ruota da 19 all'anteriore e sospensioni più alte, quindi chi, abbiamo visto da quella moto in questi anni, cercava una piccola e facile moto adventure, adesso ha gli stessi contenuti migliorati e con un'attitudine al fuoristrada migliorata in questo senso. Passando poi al top di gamma, è stata aggiornata nell'elettronica la Fireblade. Esteticamente è molto simile, un ritocco alla grafica, c'è cioè più bianco sulla carena e le componenti elettroniche sono state perfezionate per migliorare il rendimento in circuito. In particolare la funzione di traction control è stata separata dall'anti-wheelie, quindi i due parametri sono impostabili separatamente e l'ABS è tarato per un uso più orientato alla pista. Quindi se già la Fireblade era la reginetta del segmento in termini soprattutto di peso, perché tra tutte le superbike stradali era quella con il peso più basso, adesso ha anche un'elettronica ancora più aggressiva e quindi ne migliora il rendimento nelle mani soprattutto dei piloti più esperti. Citerei poi l'SH300 con smart top box e controllo di trazione. Infine vorrei citare le nuove 125 Concept realizzate dall'R&D Honda di Roma, la CB125X, che è una piccola adventure per i ragazzi con patente A1, e la CB125M Concept, che è una naked molto, molto aggressiva. Il mercato dice che le 125 stanno vivendo un grosso sprint sul mercato, si parla di un più 30%, e quindi vogliamo anche noi invogliare i giovani a tornare in sella, abbandonare o se non abbandonare, a mettere un po' più spesso da parte lo smartphone e divertirsi su due ruote.
Questa era la voce delle case. Se vi interessa il nostro parere e volete conoscere da vicino tutte le novità di EICMA 2018, seguite i video di Danilo e di Emanuele live dal salone sul nostro canale YouTube Motorbox TV e ovviamente sul nostro sito www.motorbox.com, senza dimenticare di iscrivervi al nostro canale e di lasciare un like alla nostra pagina Facebook. Ciao!